della relazione della sovrintendenza sul restauro della statua in Piazza Duomo, che insomma non sembra così semplice e sembra anche abbastanza oneroso, ma il comune deve mettere dei soldi. A che spetta? Al ministero, al comune? Allora, c'è una cosa che noi dobbiamo fare, allora, poi alcuni dicono costituiti di parte civile, cioè, quello ci penseremo, però in questo momento io ho chiesto, perché vedere la statua così ci passo anch'io, è veramente uno sfregio alla città, ho chiesto prima di tutto di avviare con rapidità una gara, perché purtroppo noi non abbiamo oggi all'interno o tra i fornitori qualificati la capacità di pulirla, quindi il pubblico funziona così, quando non hai un servizio lo devi acquistare tramite una gara, quindi ho chiesto di avviare una gara per trovare il modo di pulirla. Certo che però si conferma il fatto che quando si arriva a queste, perché non posso pensare che non fossero consapevoli del fatto che stessero usando prodotti non lavabili, quindi io ripeto, lo considero grave e certamente non aiuta invece i tanti che si stanno battendo per la trasformazione ambientale. Forse hanno sbagliato vernice. Non è una battuta, nel senso che avevano sempre usato la lavabile, esatto. Che è strano, cioè, ma poi noi ovviamente non sappiamo sempre se non è un unico mondo questo, no? Per cui, però ecco, da posto attenti, cioè la gente anche a Milano poi tende ad essere tollerante, per l'amor del cielo, ma se vede una situazione del genere poi lo diventa molto di meno.